nonostante non abbia fatto il mini GP con noi, ci è venuto a trovare Gabriele di Ho tanta voglia di correre. Raccontaci un po' il tuo mondo Legend, cosa intenzione di fare nel futuro, da quanto corri con Legend? Allora, praticamente da poco, però il, diciamo che la missione che avevo in testa è mettere su un'associazione sportiva dilettantistica, quello che ho fatto con il mio socio Carlino Garroni, che si chiama appunto 80 voglia di correre, proprio per motivare chi ha incidenti o problemi di disabilità a vario titolo. Io per esempio ho subito l'amputazione di una gamba, però per far sì che anche i ragazzi con problemi insomma pari di disabilità possano avvicinarsi al mondo delle corse e correre un campionato, che è quello il nostro obiettivo, correre un campionato con tutti i normodotati. Quindi questo è importante, quindi allenamento, edizione, l'idea sarà poi di organizzare giornate in pista per sensibilizzare proprio insomma un po' e l'opinione pubblica e chi ha in mezzo a questo problema. E quindi diciamo che è così. Il nostro team si chiama Team Tre Zampe, il mio socio ne ha due, io una, ecco, ecco il nome del team. E quindi nulla, ci impegniamo, ci crediamo e andiamo avanti nel nostro progetto. Credo sempre la passione alta, assolutamente, senza avere blocchi. Esattamente, sì. Questo se ci si può arrivare campionando anche con l'abilità, ci si può arrivare, insomma, per crederci e dedicare un po' di tempo. Questo che il mio obiettivo sarà proprio facilitare, diciamo, chi ha avuto traumi, chi ha problemi di salute, facilitare, invogliare un po' ad avvicinarsi al mondo per chi è appassionato del motorsport. Insomma, diciamo, chi dovesse avere delle disabilità, non mollate mai, seguite i vostri sogni, perché lui ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Thomas Biagi, fondatore di Bar Motorsport, gruppo Facebook, pagina, andate a cercarlo perché è una garanzia per il motorsport. Io ho due domande, faccio la prima. Come ti sei trovato con le Legend Cars? Dacci una tua opinione su queste macchinine leggendarie, le chiamo. Guarda, un'esperienza al di sopra delle aspettative. Intanto mi piace perché una rubrica di Bar Motorsport si chiama Bar Legend e quindi dove intervistiamo le leggende del motorsport, e quindi il nome Legend è molto familiare per quanto mi riguarda. Ma al di sopra delle aspettative perché è una macchina veramente molto divertente da guidare, molto divertente da portare al limite, molto didattica, può insegnare veramente a qualsiasi pilota a muovere i primi passi nell'automobilismo, nel mondo delle ruote coperte, e soprattutto un rapporto qualità-prezzo eccezionale, costa meno girare con le Legend che col car. Dall'alto della tua conoscenza del motorsport, esperienze, raccontaci un aneddoto simpatico che ti è successo in tutti questi anni di motorsport. Diciamo, risale esattamente a 30 anni fa, mi sento un po' vecchio nel dirlo, era primavera del 1993, autodromo di Misano Adriatico, facevo la mia prima gara in Formula Alfa Boxer e io fui il primo italiano a correre senza patente in monoposto. Quindi debuttai all'età di 16 anni, all'epoca non avevo neanche la barba, dimostravo forse 14, praticamente mi presento all'ingresso della pit lane per salire in qualifica, per fare la qualifica con la tuta e il casco, e mi fermano gli addetti alla sicurezza e mi dicono: bambino, ma dove vai? Guarda che ci vogliono 16 anni per entrare in circuito in pit lane. Dico: guardi, io ho 16 anni ma soprattutto sono pilota. E morale, non mi fecero entrare, dovetti chiamare il team manager che mi venne a prendere e mi portò dentro. Poi feci la gara, lottai per la vittoria fino all'ultimo giro, arrivai secondo e questo addetto al servizio venne da me imbarazzatissimo: guarda, scusami tantissimo, io mi vergogno, non pensavo, eccetera. Questo direi che è un aneddoto simpatico. Che ti ha dato una mano in questo evento. Ciao Fede. Allora, com'è andata? È andata benissimo, ti do un grande ringraziamento anche a te. Guarda che bella felpa che c'hai, spettacolo Toscano Racing. Ti ha dato una gran mano, Toscano, se non fosse stato per te,
alla cosa non veniva così bene. Vedrai che faremo tante belle cose insieme. Salutiamo tutti e spero vi sia piaciuto il video. Ciao ciao. Ciao, ciao.